Acquistare e affittare casa agli studenti può essere un buon modo di investire i propri risparmi. Nelle grandi città universitarie come Bologna, Roma, Milano, affittare una casa agli studenti può essere una rendita sicura e costante, ma anche nelle piccole realtà, nelle piccole città come Lecce, Urbino, Chieti, anche lì è possibile ottimizzare l'investimento nel tempo. Eccoci nuovamente qui insieme per questo nuovo video. Quindi, quali immobili acquistare e poi affittare agli studenti? La scelta del giusto immobile è fondamentale. La casa ideale per uno studente è certamente vicina alla propria sede universitaria o perlomeno ben collegata con i mezzi di trasporto e magari vicino anche ai supermercati. Oltre alla posizione, è importante valutare anche le spese complessive che si andranno a sommare all'affitto. Di solito gli studenti universitari tendono a voler ottimizzare le spese. Tra tasse universitarie, vitto e altri oneri vari, è importante offrire una soluzione che sia quanto più equa possibile. Una delle opzioni per limitare le spese è affittare quindi una casa che non abbia spese eccessive per il condominio o magari possibilmente che non abbia spese di portierato. Ricapitolando, la casa da acquistare per poi affittarla agli universitari deve avere principalmente queste caratteristiche. Deve essere quanto più vicina possibile alla sede universitaria, ben collegata con i mezzi pubblici, perché se non è vicina all'università deve essere facilmente raggiungibile. Ma deve essere anche vicino a supermercati e servizi vari e il condominio non molto costoso. Le dimensioni e le disposizioni delle camere nell'immobile sono molto importanti. Se si acquista una casa con l'effettiva finalità di affittarla agli studenti, è importante predisporre tutto per bene, in quanto tanto più accogliente sarà la casa, tanto più alto sarà il canone di locazione che si potrà richiedere. Bene, ristrutturare e predisporre l'immobile per l'affitto agli studenti è sicuramente una mossa vincente. Sappiate che dividere la casa per distinguere spazi comuni da camere private è fondamentale e questo può agevolare la scelta degli affittuari. Per andare incontro a diverse esigenze, potrebbe essere utile prevedere sia stanze doppie che stanze singole. Ricordate sempre che i quadrilocali sono certamente gli immobili più ricercati per l'affitto a studenti, soprattutto nelle città di provincia. Nelle grandi città, invece, come Roma e Milano, i monolocali possono rappresentare un ottimo investimento perché sono molto ricercati dai ragazzi. Piccola precisazione: magari anziché lasciare il vecchio e opaco pavimento degli anni 60, ecco, vi consiglio di rifarlo. Applicando un gradevole grès porcellanato, sì, vi costerà qualcosa, ma l'effetto finale sarà di gran lunga superiore. Molto importante è rifare totalmente i bagni, apportando migliorie sia funzionali che estetiche. E magari, se la casa lo permette, cercate di crearne anche un secondo di bagno. Sostituite gli infissi sia interni che esterni. Predisponete in ogni camera prese TV, prese internet e diversi altri punti luce. Tinteggiate sempre le pareti di bianco. Piccola precisazione: i mobili di casa della bisnonna, della nonna o di zie che non sapete dove mettere, non metteteli nelle case per studenti. E ricordate che una casa che trasmette buon gusto vi farà aumentare notevolmente la rendita mensile. Chi decide di affittare una casa agli studenti dovrà pensare anche quindi all'arredamento. Niente di complesso, ma sicuramente gli arredi dovranno essere funzionali. Ogni studente fuori sede avrà la necessità di ampi armadi, una scrivania comoda e in una posizione ben illuminata, una sedia ergonomica, una libreria e letti comodi, generalmente a una piazza e mezzo sono i più apprezzati. Possibilmente nuovi. Se vi sembra difficile oppure non avete buon gusto, valutate l'aiuto di un professionista. Infatti, basta portare la planimetria di casa da un rivenditore di mobili, spiegategli le vostre esigenze e chiedetegli di arredarla. Una volta pronta e predisposta la casa, si dovrà solamente fare delle belle fotografie e trovare l'inquilino giusto. La legge che disciplina l'affitto a studenti è la legge 431 del 98, articolo 5,2, in cui si specifica che in alternativa ai classici contratti transitori
possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti tipo definiti dagli accordi di cui all'articolo 4 bis. Si può scegliere dunque di stabilire un contratto di locazione concordato che vale per 3 anni ed è rinnovabile per altri 2, oppure un contratto transitorio che va da 1 mese a 18 mesi e ha meno vincoli. Il contratto specifico per studenti universitari, la cui durata va da 6 a 36 mesi, fa invece riferimento agli accordi territoriali che riguardano i comuni ad alta tensione abitativa. Si rinnova automaticamente quando non viene disdetto esplicitamente ed è valido soltanto nella città in cui sono presenti delle sedi universitarie. Se il proprietario utilizza un contratto transitorio a canone concordato, ha diritto ad un'aliquota della cedolare secca ridotta al 10% invece che del 21%, oppure ad una deduzione del 33,5% totale sul reddito da locazione da dichiarare ai fini IRPEF. C'è poi lo sconto IMU anche del 25%, sempre per contratti a canone concordato. Quando si affitta agli studenti bisogna essere particolarmente flessibili. Gli inquilini possono cambiare nel giro di poco tempo, ma registrare un subentro nel contratto è molto semplice. Basta sottoscrivere una scrittura privata di subentro in cui si impegna a rispettare le pattuizioni prese nel contratto di riferimento e registrare il subentro presso l'Agenzia delle Entrate, anche con modalità online, versando l'imposta fissa di €67, solitamente spesa che si può suddividere con lo studente che lascia. C'è un altro vantaggio da considerare: gli studenti sono degli inquilini con basso rischio di morosità, perché sono sostenuti economicamente dai genitori e questo non comporta il rischio che vengano ritardati i pagamenti mensili. Acquistare e affittare una casa agli studenti può essere dunque una buona rendita. Detto questo, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace.